Ciao a tutti ragazzi, sono Ferren, Gingren, Wombren, Sbangren. E dopo aver registrato questo video 5 volte, una volta da ubriaco, una volta malato, una volta non avendo letto la descrizione, una volta avendo sbagliato tutto, una volta... No, questa è la quinta, vabbè, ah, questa è la quinta, ok. Ci riproviamo ancora una volta, quindi siamo qui a parlare di Ino. Perché 67 abbonamenti? Stasera non ho raggiunto l'obiettivo. Ok ragazzi, allora è importantissimo, dovete passare su Twitch e se avete Amazon Prime potete fare anche il sub gratuito. Che paraculata per farmi fare il sub. Ok, andiamo alle parti importanti. Quindi, number one, siamo tutte le sere. Wow, pure inglese, mamma mia, pure inglese, mamma mia. Vabbè, comunque, siamo tutte le sere in live su Twitch. Quindi non una sera sì, una sera no, l'altra sera. Tutte le sere in live su Twitch, quindi tutte le sere divertimento, top PvP. Vi ricordo anche che uno è il canale in descrizione e due in descrizione c'è anche il canale Telegram. A cosa serve il canale Telegram? A potervi rapportare con ottime persone, un sacco di meme, nessun insulto, una chat pulita e che cazzo volete più? Ma che cazzo volete più? Boom, andiamo alla prossima discussione. Parliamo di Ino. Dopo aver fatto appunto il video 18 volte, penso che qualcosa me lo ricordo. Ino nasce con un nuovo tiro a volo, palla bassa da 5-10, quindi nuovo tiro a volo non reperibile da altre parti perché il suo nuovo tiro bla 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 bla. C'è l'altro tiro vecchio ma non è forte come questo qua nuovo, logicamente. Nuovo dribbling da 4-65 che non è che mi faccia, però sì, ok, nuovo dribbling, quindi nuovo tiro a volo, palla bassa, nuovo dribbling. Ricordiamoci che quindi per completare questo Ino serve il tiro a palla alta del blu, che è anche disponibile attualmente nello shop alla modica cifra di 40 euro, ma come risparmiare ne parleremo martedì. Quindi sì, proprio quando esce Ino, cioè perfetto. Comunque, nel caso in cui non avete il blu o lo avete ma non lo volete bruciare, ma nel caso in cui bla 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 bla, c'è anche nello shop, cosa che non consiglio, ma c'è anche nello shop. Da ricordare che Ino bonda con un altro club verde, quindi bonda 5 con un altro club verde con cui lo potete usare, perché ora sta nascendo l'idea, ok, c'è la coppa, si mette con Victorino, fanno l'1-2, Victorino purga Genzo, bla 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 bla, ma in realtà questo Yuga potrebbe essere anche giocabile con Yuga. Cioè questo Ino, ok mi sono confuso, questo Ino potrebbe essere anche giocabile con Yuga. Oddio, non è che ho chiamato Ino dall'inizio del video Yuga, boh non lo so, non mi ricordo, sono le 2.58 di notte, quindi gli errori possono essere passabili. Quindi questo Ino può essere giocabile anche con Yuga, che è appunto club verde, quindi ci troviamo per farlo bondare. Nel caso in cui avete il vecchio 1-2 va bene anche quello, quindi nel caso Ino può giocare anche con Yuga e non per forza con Victorino, anche perché le skill di tiro non sono in combo con nessuno, con un cazzo di nessuno, quindi potrebbe anche fare l'1-2 con Yuga e quindi essere ok, ok. Il miglior tiro da terra di Ino è quello del Next Dream russo, che secondo me tornerà a fine giugno nel Next Dream, quindi lo potete prendere come pay, bla 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 bla. Quindi skill set completo è tiro del Dream Festival 2.0 palla alta, tiro del Next Dream palla bassa palla a terra intendo, perché palla bassa già nasce così, e l'1-2 o quello della coppa o quello con Yuga nel caso in cui volete fare la Maravacci Cicco. Andando alla carta in sé, siccome non sappiamo ancora le statistiche, grande peccadino, Ino di solito non sa difendere. Ora siamo in un meta in cui tutti sanno fare tutto, Ino come passiva principale ha pedal to the metal, ovvero che quando è in full power le sue statistiche si sbombano. Quindi siccome ha questa passiva che le sue statistiche si sbombano solo quando è in full power, probabilmente senza il full power sarà un paletto gigante come un paletto nel culo. Quindi automaticamente mi sembra una copia, una variante di Napoleon 2.0. Napoleon 2.0 appunto anche lui era russo, anche se questo siamo al 3.0, però ok, Napoleon, il primo Napoleon era russo, il secondo Napoleon... Napoleon 2.0, Napoleon 2.0, però questo è Ino 3.0, vabbè sì, Napoleon 1.0 era russo, 2.0 era russo, e ok, questo stessa cosa, il primo verde, terzo verde, e sembrano molto simili, non so se
se mi spiego sembrano molto simili, perché teoricamente dovrebbe essere un paletto della luce a difendere, almeno che non è in full power, e quindi non ha, non lo so, nel meta attuale mi sembra un po' una sega ad una mano, neanche a due. Però magari le statistiche sono così alte che Jesus Christ, ti prego, pullami. Però, non si sa ancora, eh? Ok, oltre questo, quindi, è killer di difensori, dovrebbe bloccare una skill, ma quale difensore attualmente si fa bloccare una skill? Nessuno, tranne Gozza, perché poi c'hanno tutti l'antisigillo. Riduzione della stamina quando lui utilizza le skill, stamina killer, quindi ti fa consumare più stamina. Buona, teoricamente parlando, senza il full power, penso che venga bloccato, anche perché tutti i difensori attualmente nel meta sono rossi, però è buono perché facendogli consumare più stamina, e tutti i difensori attuali hanno comunque il full body stand, gli dovrebbe un pochino segare le cosce. Però è anche vero che sarà sicuramente bloccato. Sarà sicuramente, almeno che comunque non utilizzi una skill come un dribbling, un 1-2, quindi riesci a passare e lui consuma stamina, tu poi tiri, consumi stamina anche al portiere e quindi fai triplo danno. Quindi potrebbe essere una macchinetta da brucia stamina, a patto appunto che venga usato in tal modo. Quindi io attualmente non lo vedo come una macchinetta da gol, ma lo vedo come una macchinetta da brucia stamina, soprattutto se fa valori incredibili in full power. Lo vedo ottimo per far bruciare la stamina a tutta la difesa avversaria, sempre a patto che tu sia in full power e l'avversario no, ma non come goleador incredibile, anche se di solito Ino la cosa che gli riesce meglio è essere un goleador incredibile. Si sta spegnendo il monitor, fuck, questo non era previsto, questo video già l'ho registrato 8 volte, ma gli imprevisti devono succedere sempre, quindi let's go, ho anche spostato la webcam, quindi ok. Quindi stavamo dicendo, martedì esce questo stronzo, martedì parleremo di come risparmiare un pochino paragonato ai prezzi attuali. Ragazzi, nel meta attuale, almeno per me, non, io penso di non pullarlo, però potrebbe anche essere così rotto che addirittura senza il full power potrebbe spaccare le ossa a tutti. La vedo un po' improbabile come cosa, perché romperebbe totalmente il gioco, ma è anche vero che Kelab deve trovare una maniera per farti pullare prima dell'anniversario, che dovrebbe essere venerdì. Quindi per farti arrivare all'anniversario senza mezza Dream Ball, Ino ultra bombato, ultra potente, potrebbe appunto essere una, diciamo, una maniera ottima. C'è anche da dire che attualmente Victorino potrebbe spaccare il gioco, ma non ha un 1-2. Quindi nel momento in cui tu metti Ino in campo, Victorino diventa praticamente Dio. Cioè probabilmente sarà più forte Victorino che Ino stesso, ma questo è un discorso ancora più lungo. Tralasciando tutto ciò, perché Victorino sigilla una skill di intercetto, quindi matchi Victorino contro Gozza, e passi di 1-2 e te ne vai a fanculo, anche perché anche debuffato Victorino segna lo stesso a Genzo. Ecco perché secondo me nel primo banner anniversario ci sarà un portiere nuovo, probabilmente blu, probabilmente, non lo so perché penso che sia blu, ma penso blu, non so perché, bla bla bla. Devo allungare ancora di un minuto e mezzo il brodo, perché altrimenti non posso attivare i soldini durante il video. Quindi in questo minuto e mezzo parleremo di anniversario venerdì. Non c'è bisogno che pullate questo Ino subito all'uscita, proprio perché potete aspettare tranquillamente le notifiche che saranno date o martedì stesse con l'uscita di Ino, o mercoledì come di norma. Quindi possiamo aspettare tranquillamente mercoledì per vedere le notifiche, cosa dicono, cosa ci aspetta, cosa non ci aspetta. Ma che poi anche se c'è, nel senso, anche che vediamo cosa ci aspetta, non sapremo le statistiche. Quindi la realtà è che anche aspettare non è che poi dia tutto sto granché, però magari uno si inizia a fare un'idea, anche per capire se venerdì, che teoricamente dovrebbe iniziare l'anniversario, se ci sarà un banner step up di apertura o ce ne saranno due, perché anche da capire quello, se ce ne saranno due, se ce ne sarà uno, è da capire anche quale ci sarà come banner di apertura, perché di solito ce ne sono sempre due, non ce n'è mai uno, c'è sempre uno JAP e uno non JAP. Quindi da capire un attimo le situazioni, e
e di solito all'anniversario tutto si incastra con tutto, quindi probabilmente serviranno 800 Dream Ball e via soltanto per fare i primi due step up. Quindi cazzo, ho superato i 10 minuti, posso anche smettere di parlare. Quindi ragazzi, vediamo un attimo mercoledì le notifiche, che cosa dicono, vediamo se c'è uno step up o ce ne sono due, in modo da capire un attimo se cosa si deve fare. Magari questo ino è così forte che deve essere pullato per forza, ma questa è un'analisi che faremo a martedì. Quindi per questo video è tutto, spero che sia stato in qualche modo utile, più che altro perché vi ho dato lo skill set, quindi vi ho dato l'idea di come di cosa vi serve per farlo funzionare, anche perché nel caso in cui non avete il tiro del Dream Festival 2.0 può essere un grave problema. Quindi vi ho dato un attimo un'idea dello skill set nel caso in cui non riuscite a fare la coppa, come si può utilizzare, o che si può utilizzare appunto con Yuga. Magari vi ho sbloccato una lampadina nel cervello. Per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, nel caso non vi sia piaciuto non fatemelo sapere perché non mi interessa, e nada, ci becchiamo in live su Twitch, e se non venite su Twitch non vi voglio bene.